L'ospedale di Sant'Omero rappresenta un baluardo della struttura sanitaria provinciale. Sono state queste le prime parole pronunciate dal direttore generale della ASL di Teramo di Giosia all'incontro organizzato presso il nosocomio Vibratiano alla presenza di tutti i primari e i capi dipartimento. Ma il DG ha voluto anche rispondere punto per punto alle accuse mosse in particolare da alcuni consiglieri regionali e ripercorrere tutto il lavoro portato avanti negli ultimi anni. Noi dobbiamo lavorare perché gli ospedali, noi ne abbiamo quattro lavori in rete, ognuno con delle specificità, non possiamo fare duplicati che non fanno altro che danneggiare la sanità. Noi dobbiamo dare risposte ai cittadini. Il cittadino non può più aspettare che vai in un CUP e si sente dire il 2024 per fare un esame oppure un intervento lo fai dopo 6 mesi. Io sto male, voglio essere curato. Questo devo fare. E lo faccio considerando che ho quattro ospedali, ognuno ha una sua vocazione, sempre considerando che Teramo è l'ospedale hub, Teramo è l'ospedale più importante della provincia e deve avere la dignità di un ospedale provinciale. Gli altri sono dei satelliti che devono lavorare con Teramo, coordinandosi con la struttura centrale per dare un'assistenza più dignitosa. Cioè, non dobbiamo dimenticarci che sono importanti le dotazioni umane, ma sono importanti anche quelle tecnologiche. Anche a quello stiamo rispondendo comprando tante attrezzature. Ne ho fatto l'elenco in corso di intervista. Tra i più importanti la risonanza magnetica che arriverà. E dopo, urlare, quando si urla e si lamenta di un ospedale che manca questo, manca quell'altro, significa danneggiarlo, perché allontana il cittadino da curarsi in quell'ospedale. Di Giosia ha anche annunciato le strategie che l'azienda Teramana sta mettendo in campo per migliorare la risposta sanitaria, come la riorganizzazione per ostetricia e ginecologia. Una riorganizzazione che prevede una collaborazione tra le due unità operative e sicuramente per noi quello che conta non è la denominazione dell'unità, ma è la qualità del servizio che forniamo. Adesso quello che stiamo facendo e quello su cui stiamo lavorando è evitare che si facciano le stesse cose su due presidi e stiamo cercando di caratterizzare i singoli presidi. Chiaramente l'attività ostetrica prosegue su entrambi, sia su Teramo che su Sant'Omero, come è sempre stato, e stiamo cercando invece di dare una connotazione ben definita all'attività chirurgica e alle attività ambulatoriali.